Eccoci, buongiorno. Come vi avevo detto, quando arrivava il casco facevo un video per spiegarvi meglio. Il casco è quello che... Partiamo dal tipo. Praticamente la base è un DF. La consegna è stata rapidissima su GLS. Addirittura chi me l'ha spedita mi ha detto ti arriverà lunedì perché è stato spedito ieri. Invece è arrivato praticamente in 24 ore. Parliamo di casco, arriva dentro chiuso nella sua custodia DF, il casco è nuovo di zecca, non è roba che è riciclata, è fatto bene, para orecchie, c'ha la chiusura che è regolabile in base al faccione che avete, la sua omologazione. E tutto quello che ha un casco. Ma veniamo a quello che è più importante, la personalizzazione. In pratica viene messo questo rivestimento che è una sorta di, non so, pelle o ecopelle, veramente bello, veramente rifinito bene anche nei punti di attacco. È stato fatto un bel lavoro, io l'ho personalizzato così. I due loghi qui del centenario davanti in parte e davanti il logo, aspettate che quando faccio i video sono sempre da solo, quindi il logo Honda. Vi farà scegliere il tipo di visiera, io ho scelto questa che è quella lunga, comunque per il mio uso va più che bene. La misura, gli ho mandato quella del casco vecchio e non ci sono stati problemi. Vediamo se trovo il cartellino con la misura che ve la faccio vedere. Qua c'è la data. È strano che non c'è la misura. Non c'è comunque, nel mio caso è una XL e calzato va benissimo. Sono misure standard, poi comunque mi diceva il ragazzo che in caso si possono mandare indietro. Se non va bene perché la misura che avete dato non corrisponde, il casco calza diversamente e via. Niente, poi cosa devo farvi vedere? La sua visiera, devo farvelo vedere da vicino. Cuciture qui sono perfette. È veramente finito bene, veramente finito bene. Ecco, vi dicevo la possibilità di scelta delle varie visiere. Ho scelto questa, c'è quella doppia, c'è quella fumé, ce n'è di tutti i tipi. Fa davvero una bella figura questo casco. Veramente fatto bene. Io lo terrò nel suo portacasco, tra l'altro è fatto abbastanza bene. È una linea di caschi economica perché conosce DF. E facciamo anche due considerazioni su alcune cose. DF sono caschi economici. Ecco che ho trovato la misura. XL era proprio la mia, io ho mandato la foto del mio casco. Sono caschi economici. Io adesso non so, casco da 45-50 euro in origine, però la lavorazione è veramente un qualcosa che io dico che chi le fa è veramente onesto perché sinceramente li ho visti di altre case e costano quasi il doppio. Adesso sono calati un po' anche loro, prima costavano addirittura oltre 200 euro. Qui si parte dalle 85 più spedizione in base al tipo di visiera, di lavorazione e tutto. Questo è il nostro partner GoCasco, che ringrazio perché è stato veramente rapido. Non ha cominciato a farlo subito quando l'ho ordinato perché si vede aveva degli altri lavori. Ma poi durante la lavorazione mi ha mandato le foto, mi ha mandato tutto, il pagamento l'ho fatto solo, ha voluto lui, io l'avrei fatto anche subito. A casco finito, quando manda le foto del casco finito prima di confezionarlo, chiede il pagamento giustamente. Questo è venuto 105, costava 110, ma abbiamo una scontistica gruppo.
E io lo consiglio, è fatto bene. Dopo, attenzione, si potrà discutere, magari tra 2 anni sarà consumato quello che volete, però stiamo parlando di un casco da poco più di 100 euro e veramente bello, perché adesso il video non gli rende realtà, ma è veramente, veramente bello. Ci sono quei caschi che si fermano a vedere il casco. Quindi si parte da un casco economico ma discreto, lavorazione tutto, serietà del venditore più che ottima, tempi di consegna rapidissimi. Insomma, se volete fargli un regalo, ovviamente questo l'ho personalizzato per il mio mezzo, per il Super Cube. Ok, ma potete farlo Vespa, potete farlo Guzzi, potete farlo di qualunque tipo. Due colori, un solo colore, tre colori, la banda, un simbolo, lo stemma. È veramente, sono veramente soddisfatto. Grazie ancora a GoCasco e buon anno a tutti.